Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. A piangere sempre. Sì, meravigliosa, ragazzi, amore, meravigliosa. Amore. Scusate, arriva questo messaggio. Scusate, letto. Ragazzi, ma io stamattina non me la sono sentita di mandare un messaggio a Linus a DJ Chiama Italia. Siamo accorti. Ho avuto paura che mi facesse bloccare. Qualcuno dice invece ho perorato la vostra causa inutilmente, perché Linus vi manda a quel paese. Sì. Volevamo andare a Curaçao. Era comunque un bel paese, cioè. Non è che era una richiesta di cipazza. Ci siamo persi forse dei pezzi su stamattina, ma non importa. Mi sembra di capire che a Curaçao non andiamo, vero? Era settimana prossima, ormai. Se non ci andiamo. Si muove oggi. Ho fatto la valigia. Non andiamo. Vediamo. Dai. Vediamo. Va bene. Noi l'avevamo chiesto. Oggi però è martedì e c'è Progetti d'amore. Buonasera Mary Jane, il nostro martedì tutto improntato sulle vostre questioni amorose. Ciao Pina. Ciao Diego, ciao. Ehi. Guarda che trucco pesante. No, mi piace col trucco pesante. Wow. Ti involgarisce un po'. Sei una gatta. Sei una gatta scostumata. Una gatta da pelare, caro mio Diego. Va bene. Allora, lo sapete come funziona il martedì. Tra l'altro ha preso piede, vi piace. Vi piace raccontarci un po' le vostre questioni amorose, che sono dubbi, anche certezze, patemi. Sì, ma anche, e anche ricerca di rassicurazioni. Sì, sì. Interpretazione di messaggi, un servizio sempre aperto. Sì, anche dei sogni nel caso servisse. Sì. Beh, poi ci sono dove sbaglio, ci sono che poi chiesto a noi, però è per parlarne. Sì. Delle volte, a furia di chiedersi e rispondersi da soli, mi sembra di capire che non è che proprio, no? Poi abbiamo imparato anche nel tempo che ci chiedete consiglio, lo chiedete approfondito, sì. E poi fate di testa vostra. Sì, sì. Fatecelo sapere, perché non è che ci rimaniamo male. Ma cioè, no. Fateci sapere. Manteniamo il dialogo sono tra noi. Come evolvono le vostre storie. Poi, ragazzi, non vi stiamo addosso tutta la vita, giusto un feedback di ritorno, un po' così, per non perdersi di vista, ma cioè nel senso, no? Sì, ma siamo abituati a far senza. Sì. L'amore ci dà coraggio comunque. Sì, sempre, voi sempre. Ci costate continuamente. È vero. È quello, perché voi ci scrivete, noi ci innamoriamo un po' di voi, della vostra storia, poi sparite. Ma vabbè. Allora, apprendo con gioia che praticamente Linus si è spasseriato stamattina. Sì, però. Che spiritoso. Però, però dai, ha, detto mamma mia. Ha detto cose carine. Ha detto cose di noi. Ecco, ci hanno scritto. Dovete andare a farvi. No, dopo ha detto, carine, poi ha detto tante cose carine. Tipo. Dovremmo risentire. Ma qualcuno ce lo può dire? No, ma ce lo possiamo far raccontare che risentire. Dai, anche questo è un progetto d'amore. È un progetto d'amore, volevamo andare. Vabbè, comunque, andiamo per ordine. Voi contattateci per le questioni amorose alla nostra coordinata. E noi col nostro claim. Che è il seguente: non è certo che vi daremo il buon consiglio, quel che è sicuro è che le vostre questioni di cuore le ho sbagliato. Però eri bravo perché eri sexy. Perché ho puntato tutto sul. Dai. Tutto con la voce bassa. Puoi ripartire da. Di, abbiamo il nostro Pina. Claim. Di. Vai. Dai. Però come c'ero arrivato? Perché abbiamo tra poco. Allora, le vostre questioni amorose alla nostra coordinata, ma prima di lasciarvi il nostro claim. Che è il seguente: non è certo che vi daremo il buon consiglio, quel che è sicuro è che le vostre questioni d'amore le prendiamo a cuore. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Comincia ufficialmente il martedì ed è Progetti d'amore. Partiamo da una ragazza confusa, la Monica. Monica, ci sei? Ciao. Ciao.
È un bel casino il mio. Beh, sì. C'è di peggio, eh? No, c'è di peggio, ma poi e trovarci sì che è un casino, perché poi esatto. È una dimensione, sappiamo, abbastanza diffusa, anche per l'esperienza che ci dà questo appuntamento del martedì. Allora, lei sta con un uomo, sì. Ma pensa continuamente, costantemente a un altro. A un altro. Ma quello con cui stai è una relazione stabile, duratura? Sì. Sì. Quello a cui pensi è Lenny Kravitz? No. Okay. No, no, per non creare per capire battaglie interne. No, ma anche il livello, cioè se è, capito, se sei è una persona che conosci, quest'altro? Sì, è un ex, diciamo, okay. Un ex finita, non finita del tutto, nel senso che è finita non male, ci siamo lasciati con un punto interrogativo. Poi ognuno ha fatto le proprie strade, le proprie vite e poi ci siamo incrociati per caso camminando in un mercatino di Natale qui. C'è pure la storia romantica dietro. La trama Netflix, no, la trama Netflix, no. Ma scusa, sì, quindi no. vi siete ritrovati un anno fa o è roba freschissima? No, fresca di adesso. Quel punto di domanda è diventato un gancio a cui sei rimasta impigliata. Esatto, arca. Esatto. Ma scusa un attimo, è successo qualcosa? No, okay. Ci siamo solo risentiti e banalmente scritti su Instagram, solo mi ha fatto piacere, come stai, ti ho visto bene, ti ho visto così. Scusa, sì, Valentina, è come quando in quel film di Sex and the City Carrie Bradshaw trova per caso Aiden al mercato, pensava di averlo dimenticato. Sì, ad Abu Dhabi. È finita male, è finita male per Carrie, cioè per Aiden. Però ragazzi, i sentimenti tuoi verso la persona con cui stai, al di là di questo incontro al mercatino, com'erano fino al mercatino? Storie normali, nel senso una storia normale, stava bene. Una storia normale. Lo so, alti e bassi, no. Senza troppi fuochi d'artificio. Esatto. No, però questa mi sembra una constatazione che fai post mercatino. Io voglio una risposta da te. È pre mercatino era quello, nel senso alti e bassi, senza troppi entusiasmi. Ma con della serenità. Con la serenità, sì, stabilità. Esatto, stabilità. Che però mi sembra, cioè questo è secondo me un segnale che slegherei da lui, ma da quello che ti ha provocato la storia con lui, che quindi ti sta dicendo forse qualcosa rispetto a questa storia, non alla possibilità con questo che hai rincontrato. No, sì, però scusate, io quello che voglio capire, a me, cioè, ma non tanto per una questione morale che potete immaginare, che non è proprio l'aspetto che mi interessa di più, è che tenendo un piede in due scarpe non è che riesci a ragionare. Da una parte hai la stabilità e la sicurezza. Il fatto di avere un attimino di smottamento rispetto a un incontro, rispetto a una situazione precedente non risolta, ti risolleva quelli che erano i punti lasciati in sospeso là. Quindi agitazione che una storia consolidata non dà. Certo. Non confondere l'agitazione con l'essere innamorati. E che adesso io non so quanti anni hai, però l'amore non è per forza fuochi d'artificio tutti i giorni, sono cose costruite, quello assolutamente, capito? Sì, cioè, quello assolutamente, quindi quello quelli assolutamente. Che vanno sempre a caccia a riconoscere l'amore nel oddio mal di stomaco, oddio, capito? Cioè, no, però magari lei era un po' in stanca, era in un momento di apatia, è successa sta roba e ci ha voluto leggere. Beh, se allora è così, molliamo subito quello con cui stai, poi se con quello del mercatino va, se quello però... che volevo dirti era questo, che è, naturalmente perché lo dici perché non sei tu, cioè perché io non sono te in questo momento, no? Solo per quello che uno ha più facilità, però in effetti, cioè, sarebbe l'ideale concentrarsi su i dubbi che ti fa sorgere nella storia che hai adesso, al di là del fatto che questa persona possa essere rivedibile, rifrequentabile, abbia interesse, non abbia interesse, capito cosa voglio dire? Però però è un bel casino comunque. È tutto a perdere, come cantava la ragazza prima. Esatto. Però è il vero amore, cioè nel senso, l'amore verso te stessa, verso la storia che hai, sarebbe quello lì, il rischiare di perdere tutto. Però per essere in una verità. Ho trovato delle belle farfalle allo stomaco quando l'ho rivisto. Ma va bene, però
se pensi che questo, che questo cambi il motivo per cui a un certo punto vi siete lasciati, allora per l'amor del cielo lo puoi sapere. No, ma in realtà tu, forse sono tutti i castelli che mi sto creando io in testa in anche questo io momento. Temo io per, io per capire è stato solo un incontro, pulirei il tavolo, è come se tu volessi fare un arrosto dopo aver fatto una torta. Cioè, lo so che è un esempio che, no, molto che bella metà, bello. Non me lo sarei mai aspettato da te. Se c'è sporco, io devo ripulire tutto dall'inizio e poi si fa un altro piatto. No, ma poi la torta e arrosto anche. Comunque brava. Hai capito? Sì, sono due alimenti troppo diversi. Ma come lo pulisco? Ecco, per bene. Rispondendogli al messaggio, no, anche per me no, o no? No? No, intanto liberi il tavolo vuol dire ti liberi dalla relazione che hai. Su una dimensione di persona libera, proviamo a vedere l'altra storia, però tenere le due cose in piedi per me è proprio no. No, vabbè, ma non per una questione morale. Sono, no, e magari questo è semplicemente un viaggio, uno sfruttamento che ti è piaciuto vivere, esatto, e che si ferma lì. Sì, però quello che se è così forte, allora o la tieni, non fai corrispondenza, non tieni il famoso piede in due scarpe, io questo ti sto dicendo. Se il desiderio di relazionarti a questa persona è talmente forte, allora benissimo, però intanto lasci libera l'altra persona, che non, perché se lo facessero a te non saresti contenta. No, no, quello è vero. Hai capito? E quindi questo è un precetto sul quale si fa le cose per bene. Le cose fatte per bene non ti levano dalle sofferenze, ma sicuramente dalle confusioni e le intossicazioni di sicuro. Cioè, saprai sempre di aver fatto le cose per bene e questo aiuta. Magari era solo un campanello da come magari un campanello finché suona il campanello, ma se cominciamo a scrivere mail, sentirci, come stai? Ti trovo bella, ti trovo bello, ci vediamo, c'è un caffè, una lattina. Stiamo citofonando un citofono vecchio. Ok. No, infatti mi sono gelata, mi sono fermata, ho detto adesso fermiamoci e riflettiamo, ecco, brava, che cosa fare. Brava. Ipotizza anche la tua vita senza quello con cui stai, che magari dici no, effettivamente mi mancherebbe. Ecco, capito? Esatto, con calma. Quello è il crucio, nel senso che è vero, una relazione tranquilla, però a volte immagino che senza di lui non potrei starci. Perché questi sono quei boomerang che tornano a 300 all'ora dritti tra il naso e il labbro. Dai, superiore. Facci sapere. Sì, fai passare Natale. Aggiornaci. Ciao. Un bacio. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Un saluto speciale va alla nostra Sabrina Perego dell'ufficio programmazione, che ogni volta ci mette delle canzoni. Amore. Per il martedì, perché martedì cosa c'è, ragazzi? Progetti d'amore. Per un attimo ho pensato che volessi salutare Gina, che oggi fa 2 anni. No, lo volevo fare. Okay. Oggi Gina fa 2 anni, l'avrà fatto il compleanno. Chiudiamo subito l'argomento. Gina, ragazzi, guarda, Gina, io ti voglio, ci sono molto vicina, perché sì, la mamma comunque, è guarda, su di giri. Posso dire, anche la Gina ci gioca sopra. Comunque, io all'inizio ero per Gina, poi ho visto come anche lei fa, e allora e quindi, te la meriti. Come spesso succede nelle famiglie, Sabrina, non andiamo a Curaçao. È vero. Ho già preso andiamo il cappello tutti a quel paese. Andiamo tutti a quel paese. Sì. Sì, sì. Con Diego, capitano, perché gli piacciono i ragazzi. Sì, quelle cose moderne. Andiamo. Allora, ragazzi, c'è una questione e abbiamo anche una voce camuffata. Ok. Ok, al telefono c'è la Laura. Lo dico perché sentirete una voce molto strana, che sembra la voce di un uomo, ma è Laura. Laura? Pagoda. Allora, stiamo parlando di una questione legata a colleghi che insegnano, ok? Cioè, lei c'ha un collega prof, nelle ore buche, collega uomo o collega donna? Scusami, Laura. Collega uomo. Ok, che nelle ore buche gli chiede di prendere un caffè insieme, quando è possibile pranzare insieme chiede di pranzare da soli esplicitamente, ho capito bene? Sì, in linea di massima sì, nel senso che noi potremmo pranzare nel bar di fronte a scuola dove ci sono tutti gli altri e invece vuole stare da solo con te. Ok, sì. Però dice contemporaneamente è esplicito nel chiedere di pranzare da soli, però non è esplicito nelle intenzioni. Perché poi dopo, durante il pranzo, non succede niente se non parlare del più e del meno? Sì, magari faccio occhiata un po' più pesa, cioè i discorsi sono, insomma, noi abbiamo passato un pranzo intero a parlare di tutte le sue storie. Ecco, infatti, scusami, aspetta, perché adesso la mia domanda è questa, almeno per quanto mi riguarda, poi Diego e Vale, fate anche voi la vostra indagine.
Sono due le domande. Una, non vi vedete mai fuori da quell'orario scolastico? Purtroppo no, perché non so se sarebbe capitato, ma io non sono della stessa città, della scuola. Ok. E l'altra cosa è, mi dici tre argomenti di cui avete parlato in questi pranzi in solitaria. Cosa facciamo nel tempo libero? Di tutto tranne che di lavoro, insomma. No, cosa facciamo nel tempo libero? Poi le sue ex? Sue ex, storie e attribuite storie a scuola. Ok. Che ne so, di tutto, che fa lui a casa, che faccio io, cosa ci piace fare. A gli te hobby, piace lui però? Sì. Ma voi ma però hai detto sì come se fosse una malattia. No, beh, era un sì. Veniva da dentro, no, quel sì. È mortificata. Sì, ma roba. Comunque tutte e due siete disponibili, diciamo. Sì. Ok. Sembrerebbe di sì. Ok. No, nel senso, ok. Vale, delle domande più specifiche? No, allora, sembrerebbe di sì. In realtà tu potresti già saperlo se lui è accompagnato oppure no. Allora, da quello che so, ufficialmente non lo è. Ma tu sai ufficialmente che a lui piacciono le ragazze? Sì, assolutamente. Ok. Perché mi ero fatta un'idea. Anch'io. Sbagliata, come al solito. Però se senti delle tensioni erotiche. Sì, però non c'è. Insomma, sì, non è esplicito. Magari è timido, no? Infatti, magari è solo timido. Già fa lo sbattimento di invitarti, di portarti separatamente. No, poi dagli tu sei altri. Una che alla domanda ti piace risponde sì. Cioè, Laura, sudedos si dice a Milano, cioè, dai. Con entusiasmo anche, ma sto caffè o sto pranzo o ma perché non ci prendiamo una volta una pizza che non sia all'orario di pranzo, anche buttatela così. È una, magari un'iniziativa un po' da parte tua potrebbe essere un'idea. Ma la Laura non ci pensa neanche, non è però, no, lei no, lei la devi corteggiare. Io mi vergogno da morire. Però amore. Un imbarazzo perché siamo colleghi, metti che mi prendo un palo, poi mi tocca vederlo tutti i giorni. Vabbè, ma tanto il palo te lo pigli comunque, perché sei già un passo avanti. Cioè, cominciamo a fare una pizza, c'è un palo, infatti, cioè, c'è di mezzo anche perché la mozzarella. Nel frequentarsi può anche essere che quello che provi adesso un po' cambi, anche in meno, cioè scendendo, capito? Cioè, vedilo anche tu in un contesto diverso, che magari già lo vedi con un'altra luce, capito? Puoi mandare un bigliettino, un biglietto con scritto: ma prendi la pizza con me? Sì, no. No, ma può essere anche quella roba. Senti, nel mio paese, dove abito io, ha aperto una nuova pizzeria. Vogliamo andare a provare sta pizza? O in un paese terzo addirittura, non il suo, non il tuo, un altro, lì vicino. C'è una roba nuova da andare a provare insieme. No. Ma è esplicito però. No. Ma non è esplicito, no, è un invito a gatto. Che così almeno sembri. Ma certo che è esplicito, ma Laura. Sì, ma è esplicito nel senso che è un interesse. Se ti dice no, cosa può mai ridere? Ma poi non è esplicito. Ride come dire, vabbè, questi straparla. Laura, mentre non è che lei è con la voce camuffata. Cioè, Laura, è una sensazione tra pazzi. Scusa, non è che è esplicito il fatto che tu sei pazza di lui, Zerbina, che sei pronta a sposarlo facendo 100 km a piedi prima solo. Di. Anche se lo pensi. Quello. No. Ma no, quello che espliciti è: mi farebbe piacere vederti in un altro momento. Ma facciamo una cena insieme. Né più né meno, cioè, né non più è né che meno. Poi dopo gli stai dicendo sposiamoci. No. Ok. Non lo farai. No. Ma fallo, non lo fa. Questi pranzi frustrati. Niente, ci chiamerà tra sei mesi che quello. Domani ci devo andare a pranzo. Digli, basta questi pranzi, usciamo la sera. Ok. No, non lo farà. Noi vogliamo andare per ci non sentiamo certo. Martedì solo per sapere quanti pranzi avete fatto inutili. Sì. Noi diciamo pronto e tu rispondi sì o no. Dai. Dai. Ci sentiamo martedì, ok? Va bene. Un bacio, Topolino. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Allora, sono le 17:44, Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore.
qualcuno ha preso il tempo per le corna e si è prenotato scrivendo a progettidamore@dj.it e ci scrive. Gli altri si presentano invece durante la diretta al 347 342 5220. Allora, Anna, ci scrivono: quest'anno in un corso ho conosciuto un ragazzo. Durante l'estate ci siamo visti qualche volta per qualche festa di amici in comune. Abbiamo cominciato a vederci con più frequenza dopo che io mi sono lasciata col mio ex. Qualche uscita in compagnia e abbiamo sempre finito per concludere la serata in due, cioè noi due, chiacchierando fino alle 3 del mattino. Ok. C'è una chimica... quelle cose belle, perché bellissime. Ho trovato una persona, dai. C'è una chimica pazzesca, ma ho saputo per puro caso solo la settimana scorsa che lui è fidanzato. Io non mi sono innamorata e non mi interessa nemmeno avere una relazione con lui, ma vorrei solo capire se sono stata io a immaginarmi tutta l'intesa e tensione che ci sono stati fino ad ora. Guarda, senza neanche sentire la sua voce, la risposta è no. Anna. Ciao. Senti. Allora, ciao Anna. Ciao piccolina. No, non magari lui è stato lei. Non se l'hai immaginato lei. Certo. Dice, com'era la domanda? No, infatti me la sono immaginato io oppure no? No. Cioè c'era tensione, Anna. C'era tensione. Poi io c'era, occhio, perché questa è una persona che da impegnata fa così. Poi gli capita, però capita una volta che non la controlli, la seconda non capita, la fai succedere. No, è capitato più volte. Capito? E lui, cioè, in tutte queste ore di chiacchiere fino alle 3 del mattino non gli è venuto in mente di dirti, sai, c'è una relazione. Infatti è quello che ho pensato anch'io. Scusami, anche perché voglio essere proprio molto fiducioso del cuore delle persone. Ma perché? Per dire, anche l'idea che a un certo punto... Da me riscuote la testa. A un certo quando punto... ha detto che era fiducioso del cuore delle persone. Anche l'idea che dopo aver incontrato una come te, con la quale, essendo lui fidanzato, con la quale ha un'intesa per cui ha fatto una nottata, la prima cosa che fa il giorno dopo alla ragazza che ama è dire: ma sai, conosciuto, te la devo presentare, una tipa pazzesca. È successo? No. Questa è la cosa, capito? Non perché, è successo, se no l'avrebbe conosciuta. Perché può succedere di incontrare una persona al di là della storia d'amore. Però pazzesca, tu che sei innamorato, perso e onesto nei confronti della tua fidanzata, stai fino alle 3 del mattino a parlare con una e non gli dici che sei fidanzato e non le parli. Dai. Ti sei già pentito di quello che dici? No, sto dicendo esattamente questo, che se fosse stato onesto avrebbe anche detto a lei, alla fidanzata: ti presento una pazzesca, perché cioè ti sta nella vita che conosci delle persone, no? Sì. Detto questo, non è un dettaglio che con una persona che con cui parli più volte nella vita, fino alle 3 del mattino, che guarda caso l'unica cosa che mi dice è che stai con una. Dai, certo. Allora. Detto questo, sentirtelo dire da lui, dal momento che non ti interessa, dal momento che è fidanzato, dal momento che non vuoi una relazione, è un po' tempo perso, cioè. No, allora, non incaponirti. Anna, qui stiamo mentendo invece perché l'Anna. Lei giustamente dice: da che so che, se tu hai detto da che so che è fidanzato, non mi interessa averci una relazione. Magari anche prima, cioè non esco già da una relazione molto importante, per cui non è che abbia proprio voglia di avere una relazione. Semplicemente capire, visto che adesso mi sto riapprocciando ad avere a che fare con altre persone, nuove relazioni. Tu ti domandavi se mi sto immaginando tutto o se cioè, nessuno può saperlo al 100%. No, però la cosa che secondo me tu vuoi dire è: non è che non sono più capace di leggere i gesti delle persone. Esatto. E invece no. Sì, esatto. Noi, secondo noi, tu sì. c'è però lasciamo sempre quella finestra per la quale una persona semplicemente, se non ha mosso altri passi e ha semplicemente goduto di una conversazione fino a notte fonda, cioè non per forza bisogna avere un secondo fine o certo però è che però la no, ma anche più di 100. Il problema è una allegra e sostenuta e vivace e interessante conversazione o c'è una tensione che è difficile da spiegare a parole, ma che chi la percepisce la sente forte, se c'è. Sì, beh, c'è,
Basta però, non arrovellarti. Ma c'è per i motivi tempo. Di cui sopra, perché se, se non era quella tensione lì, ma era altra cosa, eri già stata invitata a cena con altri amici perché eri la nuova amica pazzesca con cui fare delle chiacchiere davanti al camino, capito? Sì. Invece se dopo, dopo una, due, tre sere, fino alle tre di notte, la tensione era un'altra. Secondo me. Anche secondo me, per questo io dico, fatti da parte, magari lui decide di liberarsi e a quel punto poi deciderai se hai voglia di vederlo o non vederlo, ma sono d'accordo con te, va bene così, cioè. Comunque se la domanda è, ti sei immaginata tutto? Al mio tre ognuno dice sì o no. La domanda è, mi sono immaginata tutto? Rispondono anche quelli da casa, ovviamente, a voce viva. Uno, due, tre? No! Hai visto? Ok. A posto così, Anna. Ok, va bene. Grazie mille. Ma figurati, amore. Un bacio. Ciao. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17.53. Vogliamo sentire qualche messaggio arrivato al 347-342-5220 oggi, che è martedì e c'è... Progetti d'amore. Ho detto martedì. Non l'abbiamo sentito. Credo perché aver detto martedì. Ho detto martedì? Ma adesso guarda, ti adesso sembra normale, Ciocca? Ciocca, certo, hai detto martedì. Noi non l'abbiamo sentito perché stavamo già armonizzando. Sì, noi sì. 342-5220 oggi, che è martedì e c'è... Martedì. Martedì. Domani è pesante, martedì è... Vabbè, comunque va bene. Allora, per la categoria passerini e passerine all'ascolto, eccoli, obbligati dai genitori a dire progetti d'amore, entra in campo... Progetti d'amore. Nome risentiamo perché il nome non ce lo siamo perso. Progetti amore. Gabri forse. Ma comunque chiunque tu sia sei un amore. Sì. Per la categoria progetti d'amore animaleschi e compleanni proprio oggi. Ciao Pinocchi, buonasera. Allora, tantissimi auguri a Gina. Oggi è anche il compleanno di Kirikou, il mio cane, che anche lui fa 2 anni, quindi è nato proprio lo stesso giorno di Gina. E anche di Megal, il mio gatto, che invece oggi ne fa 3 anni. Auguri ai nostri animaletti. Ciao ciao. Che bello, auguri. Auguri Kirikou. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Vabbè, ma ragazzi, la musica del martedì fa venire brividi da pelle, proprio. Da capone. Breeding Wall. Allora, 18.07, oggi è martedì e quindi c'è... Progetti d'amore. Non è piaciuto. No, è piaciuto, ha spiazzato. Noi non ci mettiamo neanche d'accordo, ma lo sentiamo che vogliamo sorprenderti, perché è il segreto dell'amore. Vi posso chiedere adesso tutti una concentrazione totale, sia in studio che da casa, perché c'è una questione molto delicata, molto sensibile, che non va per niente presa sotto gamba, perché secondo me è un grande tema. È un grande tema che probabilmente non ha una soluzione in una telefonata, lo dico per mettere le mani avanti, però vale veramente, secondo me, più che mai la pena di essere ascoltata. Al telefono c'è Alessandro. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Allora, lui manda un messaggio a 3 deficienti, che siamo noi 3, però proprio evidentemente è una questione che... Magari non hai neanche tanto discusso con altri amici o persone più intime, immagino, o no? No, con nessuno. Ah. E però trova in noi una fiducia che vorrei non fosse tradita, sinceramente, perché è una questione molto delicata. Dice, dopo 8 anni di relazione, non stiamo parlando di matrimonio, se ho capito bene, no, Alessandro. No. Ok. Non che questo cambi, ma era solo per mettere un po' più di elementi nella storia. Comunque... Quest'estate è stato tradito. Ok. E ha deciso di perdonarla. E quindi di riprovare, di rimettere in piedi la storia. Però il pensiero che lei lo abbia tradito lo sta devastando. Posso chiederti, mi rendo conto che è una domanda scomoda, posso chiederti se è stato un tradimento seriale o è stata una roba di una notte poi confessata subito? No, lei è andata, diciamo, in ferie
senza di me perché ho deciso di lavorare, dove ha conosciuto quest'altro ragazzo. E hanno avuto una specie di mini storiello. Ecco, ma dico, conclusasi durante questa cosa, cioè durante questa vacanza, è stata confessata o è stata scoperta? Scoperta. E come mai lei poi non ha continuato la storia con quest'altro e è rimasta con te? Presumo perché l'altro è un 2000 chilometri più lontano. Ok, questo è per te il motivo o... Perché adesso secondo me tu fai confusione nel trovare delle motivazioni e quindi ti fai quelle, cioè è normale, il cervello va da solo e si dà fa delle domande e si dà anche delle risposte. Però lei comunque in qualche modo ha deciso di stare con te o no? Tu, cioè, gliel'hai chiesto tu, te l'ha chiesto lei? Io l'ho chiesto io, lei ha accettato. E come la vedi lei? Cioè, non è una relazione recente, cioè sono 8 anni, tu lei la conosci bene, Alessandro, no? Sì. Siamo d'accordo su questo, andiamo per gradi. Tu lei la conosci, ok? Da che è successa questa storia? La vedi cambiata nei tuoi confronti? Perché lasciamo stare quello che sei tu, evidentemente, e ovviamente sei cambiato, perché questa cosa ti apre tutta una serie di insicurezze, di questioni rispetto a prima che non c'erano. Ma lei, nei tuoi confronti, che tu la conosci bene, come la vedi? Ancora innamorata, ancora presa? Cioè, lei, tolto questo momento di, diciamo, impasse che ha avuto quest'estate, come la vedi nei tuoi confronti? Diciamo un po' più distaccata, un po' più fredda rispetto a come era prima. Ma scusami, quando è venuta fuori la faccenda, immagino ci siano state delle discussioni, eccetera. Poi a un certo punto tu prendi la tua decisione. Lei acconsente a questa decisione e quindi si va avanti, ma non se ne è più parlato di questa cosa, cioè non ti ha detto qualcosa. Anche per darti una ragione, non dico per giustificarsi, perché non è una giustificazione, però c'è per cercare di darti una ragione, per mettere un elemento in più, no? Non ti ha dato. Diciamo che ogni volta che abbiamo trovato ad aprire il discorso finiva sempre con litigate. Vabbè, perché... ma è normale, sì. No, era per capire un elemento in più che magari ti aveva potuto dare rispetto a una ragione. Secondo me, Alessandro, tu fai un po' di fatica a scindere. O a discernere. A discernere, volevo dire, ma è una parola troppo grossa anche per me. A fare... una differenza tra volerla ancora vicino a te e perdonarla. Sono due cose molto diverse. Una cosa è perdonare e una cosa è voler che non è successo niente e quindi ti perdono, ma nel senso che stiamo ancora insieme come se non fosse successo niente. Sono due cose molto diverse. Sì. Cioè tu vorresti che questa cosa non fosse successa. Esatto. Sì. Però Ale, è successa. È successa. È e nel successa. Momento in cui tu l'hai questa posta cosa di fronte magari a quella... Il distacco di lei, in alcuni casi, può essere anche che lei è arrabbiata con se stessa perché è pentita, ma da quello che tu non dici è difficile capirlo, capito? Per noi. A te sembra che lei è pentita di quello che è successo, è dispiaciuta? Non mi sembra. Però di fronte a sé un uomo che ci ha scritto in testa: mi hai tradito, non ti perdonerò mai. O no? Sì, abbastanza. Quindi anche mettendomi nei panni di lei, non è che tu sei proprio un ciarlone, cioè non è che sei proprio uno che parla facile delle sue cose, che ha confidenza con i propri sentimenti. A me spiace perché forse la confusione che fai tu è proprio a priori, cioè tra il perdonare e il vorrei che non fosse mai successo. Dovresti un po' lavorare su queste due posizioni, capire prima in quale delle due sei veramente, perché perdonare è una roba grossa, è che però se decidi di farla la devi fare, perché altrimenti anche per lei è distaccata perché comunque tu la guardi con fastidio. Cioè, hai capito? Sì, e poi non per giustificare lei, non siamo qui a giustificare o a accusare, no. Però uno magari si domanda anche perché è successo,
poteva succedere a te come poteva succedere a lei, però anche questa è una domanda che andrebbe valutata. Tu non ti fidi più, Ale? No, ed è normale, perché nella tua situazione. E quindi tua posizione questa cosa non può funzionare se chiedi un parere a noi. Dopodiché, però, siccome tu fai molta fatica a parlare e tutto quanto, per noi è molto difficile darti un parere. Ti abbiamo ascoltato con piacere, sinceramente. Magari abbiamo mosso un pezzettino, qualcosina. Forse la cosa su cui ti conviene ragionare è quella là. Ti ho perdonato o vorrei che non fosse mai successo? Sono due cose diverse. Prova a ragionare su questa cosa. Noi siamo qua tutti i martedì, quando hai di nuovo voglia, a tua disposizione. Va bene? Va bene. Dacci un bacino. Dai, A voi. Mua. Dai. Ciao. 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 Pinocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Allora ragazzi, un'altra storia, un altro grande tema, devo dire sono arrivati un botto di messaggi. Tantissimi. Tantissimi, sì. Però andiamo per gradi. Sì. Una persona che stava soffrendo per una questione importante, una relazione lunga. Cominciamo così, poi se avrà voglia di farsi vivo ancora, lo sentiremo con piacere. Cambiamo completamente storia, ma un altro grande tema per quello che riguarda il martedì e quindi... Progetti d'amore. Vale, ti stai un po' allontanando dalla matrice. No, è che un attimo... È un po' sette giorni. No, va bene, ma che poi i passerini restano, capito? È senza lavoro. Ero passerina? No, passerini sono abituati a fare progetti d'amore. Ah, ho cambiato musicalità. Rilanciacelo. Oggi è martedì e c'è progetti d'amore. È questo che piace ai bambini. Ok. Allora, vabbè, Martina è al telefono. Ciao Martina. Sì. Ciao ragazzi. Allora, c'è una questione che sembra leggera, invece è una questione importante. E soprattutto nel momento in cui Martina, una nostra ascoltatrice, ci chiede un parere, vogliamo affrontarlo con serietà. Ok. Vive da 9 anni in Germania col marito. Esatto. Sono là da soli. Da 21 mesi abbiamo creato una bellissima piccola famiglia. Cosa vuol dire? Che abbiamo avuto una bimba. Ah, ok. Oh, Sofia. Bene, congratulazioni. Sì. Okay. Sofia. Ok, Sofia. Siete voi Sofia tre. Levante. Okay. Siamo noi tre, più la gatta. Ok, vi siete trasferiti là per lavoro? Sì, 9 anni fa, sì. Ok. Sì. Ho seguito Federico. Okay. A questo punto è stata fatta una buonissima offerta di lavoro al marito che lo costringerà lontano da loro per più giorni alla settimana. Esatto. E lei dice, mi è crollato il mondo addosso. Ora lui non sa più se accettare l'offerta o se rimanere con noi. Questo però comporterebbe un passo indietro nella sua carriera. Cioè, rinunciare vorrebbe dire tornare indietro nella sua carriera, dopo tanti anni di sacrifici. Lei dice, tra l'altro, so ci sono problemi più grandi, però lui è il mio sostegno, è il mio tutto. Tra l'altro, restando, tornerebbe indietro invece? Sì, restando qui, sì, nell'attuale ditta, sì, non avrebbe, sai, uno sviluppo, ecco, a livello personale. E tu e Sofia Levante non potete seguirlo perché anche tu hai un tuo lavoro in... Brava, esatto, sì. E io adesso, come adesso, non... La trovo preventiva la cosa di seguire lui direttamente, perché comunque c'è un periodo di prova di 6 mesi e quindi lasciare tutto... Anche se saremmo da sole, anche se stiamo comunque tutti e tre da soli, perché qui comunque non abbiamo parenti, non abbiamo famiglia, non abbiamo nessuno, però almeno abbiamo un paio d'amici, ecco, nel frattempo ci siamo fatti alcuni Martina, amici. Martina, scusami, però io ti dico la mia impressione così a caldo, per come hai formulato tu più o meno lucidamente il messaggio, perché dice a me è crollato il mondo addosso. E questa è la prima frase, chiedo attenzione di Diego e Vale. Dice, a me è crollato il mondo addosso e lui ora non sa più se accettare. Sono due cose molto diverse e secondo me molto sbagliate. Perché a te può dispiacere, però che lui ora non sa più se accettare perché a te è crollato il mondo addosso, non lo trovo corretto. No, infatti questo è. Io lui in questo momento non è libero di prendere una decisione. Decisione. Da persona innamorata di te, innamorata di sua figlia, e che probabilmente, al di là dei sacrifici o non sacrifici fatti sul lavoro fino qua, è anche una proiezione verso il futuro. Assolutamente. E non stiamo parlando di andare via
sei mesi e non vedervi, cioè starà via qualche giorno a settimana. Infatti. Martina. Infatti. No, lo so, e avete pienamente ragione. Infatti io mi sentivo di dirti esatto questo per poi coccolarti su dire insieme, abbracciate, che palle, è vero, che palle che lui deve andare. Ma scusa, io non ho capito però, non ho capito, lui andrebbe in un'altra città, in un altro paese? No, in un'altra città, sì, però comunque ma... a qualche, insomma, 200 sì chilometri però sta di via distanza. 3-4 giorni a settimana, sta capito? Via 3-4 giorni a settimana? Sì. No, non... E tu però saresti a casa con la piccina, sì, la gatta e un paio di amici. Sì, esatto. Ma lui quando sta qua, cioè nel senso, si tratta di rinunciare a stare insieme 3-4 sì, sere sì, a sì settimana, sì, perché di giorno lavorava sì comunque. Sì. Goditele. Goditele, le rimpiangerai. No, tra ma 20 poi anni è una cosa. No, cioè... però sai, quando si è dentro nella situazione, la si vede in tutt'altra maniera. Sì, cioè, però attenzione. Dall'altra parte. Dall'altra parte non devi stare da nessun'altra parte che non con lui. Devi stare solo in quella parte lì. Sì. O perlomeno di far scegliere a lui, perché lui adesso, ora che sa che tu ti è crollato il mondo addosso, non prende una decisione liberamente. Tu lo devi sostenere. Questo è il mio punto di vista, Martina. Lo devi sostenere. Non credo che lui abbia dubbi, al di là di quanto tu glieli esprimi, di quanto a te dispiaccia e quanto dispiacerà a lui di non esserci quelle quattro sere. No, ma sai che... Non è preso neanche in considerazione. No, sai che cosa? Che immagino che non sia sempre tutto semplice, però più che altro io starei... Cioè io starei dalla tua parte nel cercare di arredare il più possibile meglio quel posto lì dove stai. Sì. Perché sì, cioè comunque magari non e è stato facile all'inizio. Giorni o tre giorni in cui lui torna a farli belli. Inventarsi delle cose tue che diventino un po' tue, che magari gli amici diventano quattro anziché due. Sì. Perché anche questa cosa, lui è il mio tutto, lui è il mio sostegno. Cioè, tesoro, tu hai una figlia, devi essere te stessa e in grado di stare in piedi da te e essere... Ma poi anche lui ha bisogno di un sostegno. Grazie. Quindi... No, ma dico, tu come donna non puoi essere appesa a lui. No, infatti. Hai capito? Infatti, cioè, tu devi essere responsabile della tua vita. Sì. E hai fatto una figlia femmina? E glielo devi far vedere che le femmine se la cavano da sole. Ma poi a sentire la tua voce. Già tutte le carte in regola. Sì, ma dalla voce si capisce che ce l'hai lo sprint. Ritrovalo. E allora, perché le cose da fare Non ti perdere. Organizza in quei tre giorni il miglior modo di passare quelli che passerete insieme nel modo migliore. Lo sostieni, fatti sostenere, ma non appenderti, perché è proprio l'inizio di un passo sbagliato. Lui deve andare via e essere convinto di avere un posto dove tornare. Anche perché sono stata la prima a sostenerlo. E tu però dal canto tuo ti devi organizzare, sei tu da sola con una bambina piccola, ti devi organizzare, ti fai aiutare, ti organizzi i tuoi tempi in modo tale che anche il tempo tuo con lei sia il più godibile possibile. Che quando torno ci sono delle cose da raccontargli. Bravo. Sì, è vero. Dai. È vero. Martina, non sarà monotono. Vedrai che andrà tutto bene, ma entra in questo mood, Ma è vero, ragazzi. Cioè, nessuno è il tuo tutto, sei tu il tuo tutto, capito? È vero. Insieme è vero. Si è ancora di più, è diverso, ok? Sì. Dai. Vi ringrazio tanto. Ma prego, ciao. Chiamaci quando vuoi, ok? Lo farò. Dai, buona qua. Serata. Ciao, bello. Ciao. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Yeah! Diego, cosa stai facendo? Sto ripassando un movimento pelvico su questa canzone perché aiuta. Bravo! E faceva... Ammazza! Solo di pelvi. Ecco. 18:36, è martedì e c'è... Progetti d'amore! Siamo tornati classici, volevo svisare. Lo so, Vale. Perché dopo un po' viene lo sviso, Poi il Natale, chiama. C'è un altro grande tema. Cioè, oggi grandi temi, Oggi grandi temi. L'Elisabetta, ve la presento intanto. Ciao Elisabetta, buonasera. Sì, ciao. Che bello sentirvi. Amore, lei non... Allora... Dire che è gelosa forse è la parola sbagliata, è più una forma, parliamo di disagio, vogliamo dare questa etichetta qua invece che gelosia vera e propria? Sì, un piccolo macigno sul cuore, ecco. Allora, lei sta con una persona da 8 mesi, quindi non la storiona... Non ancora. Ecco, però neanche freschissima. Sì.
Entrambi, sia lei che il suo compagno, escono da relazioni molto lunghe. Okay. Lui, il fidanzato, è stato lasciato, ma nonostante questo ha un buonissimo rapporto di amicizia con la ex. Ok. E a lei questo dà fastidio. È comprensibile. Ma veramente? Ma allora, io sono la ex con la quale rimani in buoni rapporti. Anch'io. Però mi rendo conto che una nuova compagna, per di più, sì, appunto, ma... nuovissima, perché sono solo 8 mesi, possa magari non comprendere quel legame che è rimasto tra i due. Tu come sei rimasta col tuo ex? Io abbastanza male. Sei stata lasciata? No, ho lasciato io. Beh, sono due cose molto diverse, per esempio, anche. Sì, ma anche per quello che io sono sicura, avendo lasciato, di non pensare neanche minimamente di ritornare sui miei passi. Ma secondo te lui vuole ritornare sui suoi passi? No, quello no. E allora, cioè, capito questo? Ma lui, allora, se tu vedessi che lui ha delle attenzioni per lei... Appunto, se lui ti taglia fuori dal rapporto che ha con lei, per esempio, non ti nasconde, vabbè, che... O piuttosto... No, nascondere, perché tagliare fuori è un rapporto che ha con tra quella, loro due, però dico, la vedo e non te lo dico e tu lo sgami. È no, così. Ma infatti, come spiegavo, è anche per questo motivo che non me la sento di affrontare il discorso con lui, proprio per non metterlo in una situazione di allora questa cosa, se glielo dico, le dà fastidio, allora non gliela dico. Tu sei gelosa come me di quelle che muoiono dentro, cioè che non esplicitano, ma dentro un pezzettino di loro, ah, che dolore. Allora, secondo me, tu dovresti trovare il modo di diglielo, ma non per chiedergli di non farlo, di dirgli: ti voglio dire una cosa, una mia debolezza, lo so, tu non sai che non sei tu che mi dai motivo, forse neanche lei, non lo so se la conosce o no, è una roba mia, ci soffro, te lo ho voglio dire, perché ho bisogno di essere rassicurata su questa cosa. Il problema è che finché lei non lo chiarisce a se stessa, perché per lei non ha né capo né coda il fatto che lui abbia un rapporto con la ex. Quindi lei questo non lo può, cioè, vero, arriva da lui già sbagliata, hai capito? Cioè, io augurerei a qualsiasi coppia che si lascia poi di avere un rapporto così pacifico. Io ce l'ho. In questo momento effettivamente a me pesa. Pesa perché non lo capisci, però tu non puoi neanche essere una persona che capisce solo quello che ha vissuto. Purtroppo, se ami una persona ti devi fidare, e se questa persona, stiamo parlando di una persona che non ti dà motivo perché ti nasconde delle cose, cioè tutto questo avviene sotto i tuoi occhi, quindi non c'è una malignità, una malizia, capito? No, questo sì. Frequentala. E il problema è tuo, non è suo. Il problema è tuo, cioè, ma non te lo sto buttando addosso, Elisabetta. Stiamo cercando di aiutarti. Il problema è tuo, il problema non è suo, almeno da quello che ci racconti tu. Quindi il problema tuo, siccome è un tuo problema, nei confronti della persona con cui stai da 8 mesi è il momento di farglielo presente, ma come problema tuo, non come problema suo. E tu il rischio che corri è quello di porglielo come un problema suo, mentre invece tu devi andare a dire un problema io. Sì. Peraltro, scusami, ti volevo ma guarda che magari lui ti dice: guarda, io amo te, voglio stare con te, certo. Anche se... Più che tutto altro, sommato, dovrebbe essere già molto evidente ai tuoi occhi. Sì, molto. Allora sei un po'... No, ma ascoltami, tu hai detto una cosa che sembra in contraddizione con quello che poi manifesti, che io augurerei a tutti di avere un rapporto con i propri ex. Quindi quello che dico. Scusami, quindi lo auguri alla te che ha lasciato malamente uno. Quello che io mi chiedo è, non è che quello che tu leggi in te stessa come gelosia è in realtà una parte di te passata... Quella che ha dovuto lasciare ma malamente, che davanti a una fortuna tale per cui ha un nuovo amore ma anche un bel rapporto con l'ex, un po' rosica, cioè soffre, è un po' magari soffre per con sé la stessa che non ha gestito bene un lasciamento. Si è capito, forse? Non so. Si è capito, la nuova te avrà un ottimo rapporto con la ex del suo ragazzo, perché è consapevole che il proprio ragazzo ama te. Sì. E magari ripensa un po' a come ha lasciato il suo ex. Sì, può essere visto
pensiamoci. Intanto sorridi, qua, eh? Sorridi, sì, perché hai un amore, c'è, cioè, da un sorriso, avvelenando una roba figa. Poi quella molto è la tua migliore tipico, alleata, eh? Molto tipico. Quella lì può essere la tua migliore alleata. Non l'hai detto. Ma può essere. Però dico, in ogni caso, non arriverei a qua. Va bene, però ti stai avvelenando un momento bello. Esatto. È la peggiore cazzata che tu possa fare. Sì, sì, no, okay. Ma questo io lo riconosco. Infatti dicevo, sono io che devo convincermi, sì. Fare un respirone. No, e non dirmi... buttare giù, farti capire, fatti capire, fatti capire, ok? Sì. Ok, siamo qua. Ciao. Quando vuoi. Grazie, ragazzi. Ciao. 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 Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:46 Radio DJ, un altro, ragazzi, oggi temi pesanti, sì, oggi temi, sì, no, non pesanti nel senso, no, pesanti nel senso che hanno ricchi, un loro peso specifico importante, eh? Cioè, sì, magari quelli che abbiamo sentito finora hanno anche alcuni risvolti che uno dice magari li prendi male tu, però effettivamente a chiudere arriva una questione particolarmente delicata. Sentiamo il messaggio. Ciao, sì. Pinocchi, ma io volevo solo farmi una chiacchierata, tanto non mi chiamerete mai, però è un periodo un po' così perché mi sto separando, ho due bimbi di 6 e 4 anni e sono un po' nel pallone, non so come gestirla. Vabbè, buona serata. E invece ti abbiamo chiamata. Grazie per la fiducia, Silvia. Ciao. Ciao, pagoda. Pagoda. Tupona, un bel macello, eh. Non è che. Non è una roba un da poco. Un bel casino. Sì. Qualunque siano le motivazioni, tanto, che non sono quelle che sono l'argomento della nostra conversazione. Di base prendiamo l'argomento della conversazione che è: mi sto separando e ho due bambini piccoli e non so come gestirla. Questo. Esatto. Ma che... nessuno nasce imparato, quindi no. Questo vale per ogni situazione. Esatto, per me è difficile ancora capire. Di più se hai due persone che si affidano da gestire. Ma e in più possiamo anche aggiungere così sul tavolo come elemento, nella tua situazione non sei la prima al mondo in assoluto. No, a no, trovarci. Ma tanto ognuno ma... poi ci arriva, certo, col suo carico e le sue valigine. No, no, ma lo metto solo lì. Lo metto solo lì come no, elemento. No, no, certo. Già solo pensare che ci sono altre persone nella tua stessa situazione, sì, aiuta tanto. Certo, certo. Perché ci sono momenti in cui ho la testa super lucida e dico, ho fatto la scelta giusta, ok, e vado avanti. Sarà una salita, ma ci metto tutta la forza che ho, e poi ci sono giorni come oggi in cui mi dico, ma sono proprio cretina, perché l'ho fatto, come faccio adesso a gestire tutto? Ma perché l'hai fatto o come faccio a gestire tutto? Sono due cose diverse. Perché l'ho fatto, storia lunga, cioè arriverò a capirlo piano piano. Il più è come la gestisco, cioè volendo tutto si gestisce, eh? Devo imparare a parlare con la voce dei bambini. Devo imparare a mettermi tu ti devi al loro aiutare, piano, che Silvia, è più alto del mio. Me. Sì, sì, lo sto facendo. Brava, ma quello. Perché prima cosa devi prenditi cura di te. Una volta che ti sei presa cura di te, sarai forte abbastanza per prenderti cura di loro al 100%, forse. Esatto, esatto. Io ho seguito poi il consiglio di alcune persone e mi sto facendo aiutare tantissimo. E poi tu hai preso una decisione enorme, sì, non comoda, quindi vuol dire che questa decisione andava presa. Sì, quello senza dubbio. Sì. E non farti, per non il farti bene della famiglia, su questa cosa. Sì. Perché io credo che una ragazza con due bambini piccoli che arriva al punto di decidere una cosa così ha le sue buone ragioni. Certo. Dopodiché la fatica del quotidiano, del concreto, però quella è un'altra cosa. Non è in base a questo che allora poi uno, esatto, resta insieme a una persona che non è quella giusta. È vero, è vero. È proprio così. E bisogna solo farsi forza e adesso penserò a... È logistica. Quello non mi spaventa più, onestamente. L'organizzazione futura mi spaventa poco. È più imparare a come... È accettare, un fallimento, è accettare il cambiamento di un programma, è accettare un'idea del futuro diversa da come te l'eri immaginata, però... Sì. Cioè, in funzione di ragionamenti e poi aprendo una finestra su qualcosa che potrebbe essere straordinario. Ah.
felicità. Esatto. Nel frattempo, naturalmente, qua piovono messaggi di genitori single che si sono organizzati, si sono riorganizzati, hanno creato dei gruppi, ci sono gruppi di aiuto e di sostegno, insomma, ce n'è di ogni. Bello. E mantenere buoni rapporti con i propri ex progetti è sempre una cosa buona per i bambini. Sì, è fondamentale, è difficile, ma il tentativo c'è. Si fa. E poi se posso dire una cosa, per fortuna ci siete voi, perché io quando esco da lavoro tutte le sere vi ascolto e quella mezz'ora su quella non c'è rimedio. No. Ecco, allora, questa cosa qua non c'è medicina. Purtroppo però c'è. Però una cosa c'è, il premio fedeltà. Questa settimana in regalo Boldina, la lampada senza fili di zafferano. Adesso arriviamo al Natale, le cartoline del Natale ce le facciamo noi, non corrisponderanno a quelle che ci eravamo immaginati, ce ne saranno altre più belle. Ma certo, alla luce della Poldina, che quindi così, capito, per fare un faretto della notte. Ma è punto luce verso una possibilità di felicità. Non la spegnerò mai. Brava. Silvia, un abbraccio grande, siamo qua, Grazie ragazzi. Ok, un bacio. Ciao. Ciao. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Siamo arrivati in fondo. Dai, faccelo dai, fare adesso, bene. Adesso sì. Dai. No, ma io volevo io non volevo tarparti le ali. Volevo lasciare una porticina aperta per tutti i passerini che ci ascoltano e gli piace la versione ufficiale. Sì. Arrivati in fondo potete svisare alla Maraia quanto volete. Partiamo perché da però ok, ci stava mettendo d'accordo. Però vi do là. Certo. Ok, no, non volevo. No, ma l'ho capito. Lo so che è velleità. No, ma perché poi ogni tanto per dargli un. Dai, dai. Allora, dai. Grazie per aver partecipato a questa puntata di Progetti d'amore. A domani. Pinocchio torna domani alle 17:00 solo su Radio DJ. Pinocchio.